Ciao ragazze, allora, in tante mi chiedete tutorial sul naturale, però che abbiano un certo carattere per quando ad esempio si ha un colloquio di lavoro, un'interrogazione all'università, qualcosa insomma dove ci si deve porre davanti a un'autorità, a qualcuno. E, guardando gli ultimi trend per l'autunno, ce ne saranno mille, ma naturalmente ne abbiamo preso in considerazione uno molto naturale, ho notato. Oppla là, come si stacca tutto? Aspettate un secondo che qua facciamo casino altrimenti. Allora, ho notato questo trucco che mi è piaciuto tantissimo, molto semplice, però qual è la particolarità? Che naturalmente non si vede perché il mio computer riflette, quindi non si vede una cippa lippa. Comunque, la particolarità di questo trucco era il fatto che sopra sono stati utilizzati degli ombretti opachi e sotto sono state utilizzate degli ombretti brillanti. Quindi c'è questa contraddizione, no, contraddizione, c'è questa contrapposizione, ecco. E ombretti comunque sui toni del tortora, marrone. Io ho fatto una cosa simile, però ho aggiunto nella rima interna un viola, che può essere anche però sostituito con altri colori. Però volevo dare un attimo di carattere al trucco per non renderlo proprio troppo piatto. Non ho messo blush, abbiamo messo soltanto la terra. Molto spesso quando si va ai colloqui magari si esagera col blush, già magari si arrossisce, quindi non serve andare ad aggiungere troppo colore sulle guance. È un rossetto molto naturale, molto tranquillo. Naturalmente, altra cosa che bisogna guardare quando si fanno i colloqui, quando si ha a che fare con le persone, sono i capelli, che sono una delle parti importantissime. E io non perdo quasi mai tempo per fare i capelli perché è una cosa che odio. In questo caso avevo lisciato ieri i capelli, quindi quando stamattina mi sono svegliata li avevo ancora lisci. Però volevo dargli un po' di carattere perché sennò erano un pochino giù, piatti, tristi. Gatto! Gatto! Scusate. Stanno giocando con il cavetto del computer, ok. No, volevo dare un attimo di carattere, quindi semplicemente con l'arriciacapelli ho fatto li ho arricciati, ma proprio per 3 secondi ogni ciocca, prendendo delle ciocche molto grandi, poi le ho pettinate in modo che hanno un po' di carattere, non sono dritti, però non sono neanche ricci. Però almeno ho la parte sopra che è rimasta dritta da ieri, quindi è bella ordinata, sotto un po' più mossi, però insomma. È un'idea, cioè, veloce, veloce, senza stare lì a fare niente, conciature, cose che distraggono, una cosa molto semplice. Niente, spero che vi piaccia, un bacione! Applico la base. E poi metto questo color Pantecana. Questo è della Urban Decay, ma non so il nome perché avendolo esportato dal contenitore, non c'è scritto. Comunque è opaco. E vado subito col pennello da sfumatura perché voglio che sia bello diffuso. Quindi prendo e dopo averlo messo inizio già subito a sfumarlo in fuori. Giusto qui verso la fine prendo un colore un po' più scuro, sempre un colore fango, però molto più scuro, sempre opaco. E ora giusto intensificare un attimo. E anche qui sfumo bene. Poi prendo un pennello pulito. Con o niente oppure un pochino di un colore neutro e ve lo dico una volta per tutte perché uso sempre questo colore, quindi bene o male Milar è uno dei colori che uso di più perché comunque cioè non è un colore che si nota, però per fare le sfumature, per andare a diffondere i colori è perfetto, cioè di per sé non è un colore che risalta o fa niente. Però appunto voglio che, non voglio che sia una linea definita, voglio che sia bello diffuso qui, e quindi pennello pulito, appunto un colore un po' chiaro, tac, vado a sfumare bene. Poi sotto, io uso un eyeliner in crema, però potete benissimo anche usare direttamente uno in polvere, solo che siccome ultimamente i miei occhi tendono a lacrimare, quindi il trucco sotto è molto più facile che vada via, uso questo che è waterproof.
Questo è della Baxom e si chiama Matt. Mutt. M-U-T-T. Matt o Mutt? Boh, comunque, lui. È una collezione ispirata ai cani, quindi c'è tipo il Carlino, il pastore tedesco. Beh, ci sono tipo 8-9 cani. E questo è in assoluto il mio ombretto preferito al momento. Lo sto usando un sacco, da che vedete, cioè ce l'ho da pochissimo, ma l'ho già usato tantissimo. E, è un color tortora con riflessi bronzati, c'è scritto sul sito. È veramente bello, usato non solo sotto, ma proprio su tutto l'occhio, stupendo. Anche perché dura un sacco di tempo senza andare a sbavare. Dopo averlo messo, io comunque metto un pizzico di ombretto che sia praticamente dello stesso colore, questo, che si chiama Patina, della MAC, questo. Molto simile come colore, e lo vado a mettere sopra per avere un ulteriore fissaggio. Io poi ho usato questa qua della Kiko, matita viola, all'interno dell'occhio sotto, perché volevo un pop di colore. Ho usato il viola, però andava benissimo anche il verde, andava benissimo anche un blu, andava benissimo anche se volevamo usare un marrone o un nero, però volevo proprio, siccome comunque sono toni molto neutri, molto calmi, volevo dare un attimo di vita aggiungendo un colore. Metto la matita e poi la vado a fissare con un po' di ombretto, sempre viola opaco. Sembra blu dalla telecamera, in realtà è viola, però sembra blu, vabbè. Comunque lo vado a fissare. Quando vado a fissare la matita con un ombretto o con la cipria, bisogna sempre stare attenti a non far andare la polvere nell'occhio, se no dà fastidio, soprattutto se avete le lenti a contatto. Quindi proprio lo sto facendo con un pennello fatto di eyeliner, però piano piano. E non tiro, sì, non tiro, presso, in modo che appunto fisso bene il colore. Mascara sia sopra che sotto. Mi hanno dato questa provetta da Sephora degli Saint Laurent, che è uguale a quello grande, ma in realtà, cioè, la provetta è già secca prima ancora di usarlo. Cioè io oggi è la prima volta che lo apro, è già secco. Povero, beh. Ma oltretutto sembra anche grigio invece che nero. Comunque. E il mascara sopra, appunto uso quello grande degli Saint Laurent, mi concentro al centro. Non lo metto quindi dappertutto, cioè faccio una passata, lo metto soprattutto qui al centro. In questo modo vado ad aprire lo sguardo, invece che metterlo proprio dappertutto. Voilà. Gli occhi sono finiti. Per le guance uso una terra invece che usare un blush. E rispetto al solito la porto un po' più alta. Quando metto la terra parto sempre qui e poi sfumo in modo che non sia troppo scuro qua davanti.
Vedete subito come dà contrasto. E ne uso poco alla volta e vado a strati. Così. E un velo, ma proprio pochissimo, sulla fronte, naso e mento. Fronte, naso, mento. Sulle labbra uso un rossetto abbastanza neutro, però un color carne scuro. Questo si chiama Freckleton della MAC. Questo era in particolare uscito con la collezione di Emanuele Ungaro. Però dovrebbe esserci anche nella collezione normale. Questo è il nostro look finito. E niente, spero vi sia piaciuto. Un bacione!